Buongiorno, buon Giorgio, a chi è già qui e congratulazioni a Gwen per il suo primo ban, il primo ban Gwen, o è già il secondo tipo. Ben arrivati su Unnecessary Pixels, il canale in cui io prendo il caffè davanti a tutti. Scotch, buongiorno. Firvon, Mauro Twitch, buongiorno. No, no, secondo tipo, wow, incredibile. Stiamo diventando sempre più importanti, sempre più bounce. Mi sono appena fatto il caffè, adesso prendo il caffè, giusto? Avete visto Google Stadia? Avete sentito le news di Google Stadia? Non siete emozionati per Google Stadia? Non siete emozionati di buttare via tutti i vostri launcher per avere un altro launcher e dover ricomprare i giochi per un altro sistema? E dover pagare sia l'abbonamento al sistema che i giochi? È interessante, no? E avere in realtà una scelta tra 30 giochi, di cui una esclusiva. Basta, ciao Neril, basta launcher. No, però potete giocare a però bello, potete giocare a non so, a Assassin's Creed Odyssey su uno schermo grosso così, sul cesso. Però è molto più per casual gamers che per giocatori incalliti, sarà sempre per, solo per casual gamers, Scotch, non sarà mai per giocatori incalliti. Mai. Secondo me la vedo difficile, cioè che sia per giocatori incalliti. Io sono un giocatore incallito, non voglio dipendere dalla mia connessione a internet per giocare. E se va giù internet cosa faccio? Ma no, allora, sicuramente ha dei vantaggi Google Stadia, che la teoria dice, i vantaggi di Google Stadia sono due, ok? 3. Vantaggio numero 1: non ho bisogno di un PC potente per far girare i giochi. Quindi, io con un PC di merda posso giocare ai giochi ultima generazione. Ok? Un giocatore ha un PC performante, cioè non esci da quel loop lì. Non è che dici, ah, vabbè, allora metto sul 286, capito? E ce l'hai perché ti piace, perché. Se hai un PC vecchio e ti piace giocare due giochi all'anno, bellissimo, non devi cambiare il PC, qua devi comprare il nuovo FIFA, va benissimo. Seconda cosa, ti permette di giocare sul televisore, di giocare sul cellulare, di giocare qualunque posto ti arrivi una connessione internet, con i problemi della macchina, ok? Quindi il televisore deve essere un televisore super HD, super coso. Chi ha un PC da gaming e un televisore super HD, full 3D, si è fatto la connessione per i cavoli suoi. Tre, il fatto che i giochi possono venire sviluppati solo per un hardware, ok? Cioè, io ho l'hardware Google, che è un hardware super carrozzato con specifiche tecniche note, e quindi lo sviluppatore può dire: io ottimizzo a bestia per questo sistema qui, così è ancora più bello, ok? Che sulla carta è interessante, secondo me, perché uno dei problemi del PC è che il PC ad hardware è messo molto meglio delle console, ok? Ma molto meglio. Solo che dovendo programmare per una grande varietà di sistemi diversi, driver diversi, hardware diversi, eccetera, eccetera, non si può sfruttare al 100% un hardware che sai come è fatto, come quando programmi per PlayStation e per Xbox. Il che è interessante, ed è interessante per i giochi che usciranno solo su Stadia. Se non sono fatti solo per Stadia, questa cosa non entra in gioco, perché io devo comunque programmare per qualunque hardware del mondo. Allora, questo è il fatto che le estate sono staccabili. Volendo un gioco in esclusiva per Stadia, potrebbe avere requisiti di sistema per girare impensabili, tipo 12 core, 3 GB di RAM. Ok, perfetto, esattamente. Esattamente. In realtà l'ultimo punto non è proprio così, i giochi però non saranno scritti per Stadia,
Sono le versioni PC. Certo, in questo momento sì, ma l'interessante è se usciranno giochi scritti per Stadia, capito? Finché non esce quello, secondo me Stadia è un prodotto che non serve a niente, nel senso, non aggiunge nulla all'esperienza consumer, capito? Beh, Neril, no, non vale la pena prendersi una console perché tu col tuo vecchio PC farai girare robe che la console se le sogna, capito? Cioè, il punto è quello. Tu hai tu PC che hai ora, ok? Che magari è una roba che fa girare a malapena Tetris, però hai una connessione sulla quale hai investito dei soldi che è veloce. Io con il PC che hai ora, con i giochi sviluppati per Stadia, ti faccio girare roba che è due generazioni avanti di console. Capito? Cioè, quella cosa lì è molto interessante, ma richiede, cioè, Stadia diventa, per essere sfruttato in una maniera sensata, Stadia diventa una quarta piattaforma, una terza piattaforma di gaming, console, PC, Stadia, ok? O una quinta, sesta piattaforma di gaming, Switch, PlayStation, Xbox, PC, Stadia. Poi avrà delle compatibilità col PC, quindi probabilmente potrei farci girare della roba in più, ok? Dico, chi ha una PC o console, Stadia non è una scelta tra le più golose, se non è internet. Allora, mettila così, dipende quanto giochi. Cioè, conta che oggi un PC te lo compri con 250 euro, ok? Un portatilino, delle balle, un portatile, qualsiasi. Internet, sei già il prerequisito è internet veloce. A differenza di un PC da gaming che è meno di 1500 euro non li spendi, capito? Quindi... Su già io voglio giocare, anziché comprarmi una console strabella, uso il PC del lavoro oppure mi compro un PC che mi serve anche per altro e ho in più Stadia. Io la fibra, mio amico che sta in fondo alla via, cambia la colonnina e non ha la fibra, mi rendo conto. Io ho provato a fare il test, mi ha detto vai benissimo, tutto bene. E comunque una di quelle cose che finché non si prova non si può dire se è una figata o una roba terribile. L'esperienza di gioco si potrà capire solo una volta uscita. No, vabbè, ma io parto dal presupposto, Scotch, che il problema non sia di esperienza, cioè che facciano quello che hanno promesso. Perché se ovviamente io ti prometto una macchina velocissima e poi ti do un appunto, non possiamo parlarne neanche, capito? Tu mi dici funziona così, non ci sono, funziona bene, cioè, va bene, io ti credo che funzioni bene. Poi se all'uscita vedremo che ci sono mille merdoni da risolvere, magari sono problemi insormontabili, magari sono problemi che invece sono superati in 6 mesi di stress test, capito? Io sono passato al PC per giocare perché devo sostituire il portatile per il lavoro, ho preferito investire un po' di soldi in un PC che mi permettesse di giocare. Vabbè, ma lì sai, è scelta e mi sta bene, cioè, giusto. Il problema sarà la resa serale sulle connessioni e il lag input, e lì bisogna vedere. Cioè, quello è un problema tecnico, capisci? Non posso partire dal dire non se non funziona è una merda. E certo, se non funziona è una merda. E proprio per definirsi, qualunque cosa se non funziona è una merda, capisci? Cioè, se compro un frullatore e il frullatore lo compro ed è rotto, non è rilevante tutto il resto delle funzioni che può fare. Non funziona e quindi non va bene. È un livello differente di analisi, no? Supponendo che funzioni e quindi risolvono i problemi tecnici, per carità, non vedo perché non dovrebbero. Il fatto che non sia capace a farlo io non vuol dire che non ci siano degli ingegneri bravissimi da Google che lo sappia risolvere. Però non so se, cioè, secondo me Stadia è interessante per i giochi sviluppati per Stadia, per il resto non è rilevante perché ti limiti ad aggiungere al problema del comprare il gioco, il problema del pagare Stadia, il problema di avere la connessione funzionante, aggiungi dei pezzi al di fuori di un'altra cosa che a me non piace, che però è gusto personale, che è il motivo per il quale a me non piacciono i Mac. Capisco a cosa servono, non li disprezzo, ma non piacciono a me come utente, e l'assenza di controllo. Cioè, se io ho un gioco sul mio PC e qualcosa non funziona, io martello fino a che non lo faccio funzionare. Okay. Se il gioco che non funziona è su Stadia, è lassù, io non posso fare niente. Se il problema è aggiungo due cose che possono rompersi tra me e quello che voglio fare: internet e Stadia. Okay. Quindi devo avere tre cose. Adesso per far funzionare un gioco devo avere una cosa funzionante, il mio PC. Dopo devo averne tre. E quella è una roba che a me toglie controllo e a me non piace. Però non è una critica a Stadia, questo è un commento di gusto personale su come si fruisce, su come finiscono le cose.
Giochi su Stadia senza connessione, li puoi usare? No, perché non li hai neanche installati sul tuo PC, Gwen. Sono sul server. E immagina il gioco come andare su un sito internet. Se non hai internet, non ci puoi andare sul sito internet. Non c'è l'opzione, capito? Non ci arrivi, non riesci a parlare con l'oggetto. Credo che a livello Italia questo problema è la mancanza di copertura, operatori di doppini in rame. Vabbè, però lì sai, Google caccia il grano e lo risolve se c'è un problema. I Mac ormai non sono neanche più in ambiente business. Allora, i Mac, io quello che, quando mi chiedono dei Mac, la cosa che spiego sempre io è semplice e non è denigratoria, ok? Non lo dico, io ho lavorato sui Mac, mi è capitato, non li detesto. La differenza tra un PC e un Mac è che il Mac è un elettrodomestico che fa delle cose simili al PC, ma il Mac è un elettrodomestico, cioè come una lavatrice. La mia lavatrice, io apro lo sportello, metto dentro, seleziono il programma, metto il detersivo, chiudo, parte, lei fa. Non ho controllo su che cazzo fa la lavatrice, non mi interessa sapere come lo fa. Mi interessa, premo queste sequenze di tasti, lei ottiene questo risultato. Il PC è una roba che devi saper aprire e mettere le mani dentro, perché se no non ti funzionerà mai, perché è più fragile, ma è più lavorabile, cioè ci puoi mettere le mani dentro. Se tu vuoi una roba che non ti serve sapere come, non te ne frega niente di sapere come funziona il PC, cioè di metterci le mani tu, ma ti va bene, si rompe, chiamo il tecnico della lavatrice, chiamo il tecnico del Mac, il Mac è fantastico, è un elettrodomestico. E ripeto, sembra che sia denigratorio, ma non lo è, anzi, io rispetto perché fa sì che chi non ha una conoscenza di PC possa usare delle cose come il PC, cioè delle funzioni simili, no? Mi piace questa cosa. Non è per me, non sono io il target, ma ne vedo l'utilità nel mondo, capito? Buongiorno enigmista, buongiorno a chi arriva nel frattempo. E capito che giochi online, ma certo ti voglio poter giocare anche senza connessione. Non può, con Stadia non puoi. Non ho spazio sul PC, può essere un'idea. Diciamo che Stadia vorrebbe diventare il Netflix del gaming, assolutamente. Ma giustamente avrà. Adesso vediamo se si farà il suo pubblico. Non è detto neanche che si sovrapponga al pubblico che c'è, cioè non deve togliere per forza utenti al PC per metterli su Stadia. Può anche prendere quelli che non hanno esattamente quelli che non hanno il PC e che vogliono giocare lo stesso a quei 20 giochi che ci sono su Stadia e va bene. Difatti ci sono tutti i giochi piuttosto grossi su Stadia, tutti i giochi piuttosto di... Guardavo l'elenco l'altro giorno. L'unica cosa che mi piace del Mac è la Time Machine. Che cazzo è la Time Machine del Mac? Mi piace di collector parte fisica, ma di gestire il gioco, quello senza collector, ma anche offline, altrimenti ciaone. Non ho capito cosa hai detto, Neri. Comunque la precisione è anche quella, perché in realtà se metti uno digiuno di computer davanti a un Mac o un PC si capisce poi tutti e due. Sì, però no, non è vero, è molto più facile per lui il Mac. Cioè, sì, poi per carità, qualcosa gli devi spiegare lo stesso, indubbiamente, però è diverso, capito? È la differenza tra un mixer e un Bimby. Il Bimby fa più robe per i cavoli suoi. Tu devi solo scriverci, cercare i tasti giusti, il Bimby fa le sue cose. Il mixer devi metterti lì e mettere tu le robe, far tutte le cose. Versione file di tutto il sistema, va bene. Sai, Wii magari lo preferisci perché tuo cugino te lo mette a posto, capito? Dici, vai, un Mac, poi il Mac deve andare all'assistenza. Se si rompe il PC, chiamo mio zio, che lui viene qua e lui è capace. Quindi ormai non è proprio per moda, vabbè, ma quelli io non li considero. Cioè, se hai dei soldi da buttare, buttali come vuoi, nel senso, non li togli a me. Se vuoi sprecarli perché vuoi comprare l'Apple per moda, compro per moda. Però in generale l'utilizzo del Mac è quello. Difatti il Mac va fortissimo, almeno una volta, non so adesso, ma una volta andava fortissimo con i grafici, perché i grafici devono fare le loro robe di grafica, loro del sotto del computer non gliene frega niente. Il loro lavoro, a differenza del programmatore, che ha un pezzo di sovrapposizione del suo lavoro, quindi un po', ci capisce un po' di più, ok? Il grafico non ha questa sovrapposizione, quindi a lui interessa che funzioni Photoshop. Lancio Photoshop, disegno, salvo, finito, non mi frega niente. Non mi frega neanche che i miei file non siano compatibili con il resto del mondo. È un problema di quelli del PC che poi si riconvertono. Tanto sono capaci loro, capito? Il discorso di guidare di vedere che però di avere giochi fisici. Anch'io ho due collector, ma il digitale comunque spazio va bene. Perché si possono usare offline in giochi. E lì, vabbè, è come Netflix, capito? Anche Netflix non lo usi offline. Se non usi delle cose a parte che ti fanno usare Netflix offline, Netflix stesso principio, no? Non lo usi offline.
Concetto è un concetto moderno, non so se poi avrà un'applicazione pratica e un mercato, ma vedremo, nel senso sono curioso di vederlo. Ho anche pensato di provarlo, di lanciarlo e provarlo. Sì, ma Photoshop funziona meglio su PC, oramai lo dico in cognizione di causa, ci lavoro a livello professionale e lavoro con altri grafici. E vabbè, certo, sono d'accordo. Tra l'altro Photoshop è un'altra cosa che è passata all'abbonamento, non te lo compri più Photoshop, ti abboni a Photoshop, maledetti. Adesso poi i grafici che lo usano, l'ho fatto più per più neanche per altro. Una volta però era 100%, capito? 98%. Va bene, intanto passiamo a qualcos'altro. Anzi, no, aspettate. Prima vi dico cosa giochiamo oggi. Poi continuiamo a parlarne, non è un problema. Allora, oggi giochiamo a Reventure, che è un gioco che ho visto, mi ha incuriosito. Io ho detto va bene, proviamolo, facciamolo. Ho giocato un pezzettino prima, l'ho trovato molto carino, ho detto bellino, facciamolo. Un mio amico ha preso l'iPhone 4S, se lo ritrovò con la telecamera rotta, lo mandò in riparazione svariate volte, alla fine ci rinunciò e lo buttò. Bello. Piccola storia triste. Esatto. Però non, per parafrasare Groucho Marx, lo capirebbe un bambino di 8 anni. Trovatemi uno perché io non ci sto capendo. Niente, esatto. Non cosa è rimasto utile a iTunes, i ragazzi liberi musicali come me, giusto? E l'avrò aggiunto del Mac una volta. Era macchina professionale per la grafica e in video musicale. Non era macchina professionale perché le cose le facevi uguali col PC, eh. Le facevi uguali col PC, cioè gli stessi programmi su PC, ok? Ma su PC se ci si rompeva qualcosa dovevi metterci le manine tu. Dovevi saperci mettere le mani. Mac, non ti preoccupavi, facevi per il Photoshop. Clic Photoshop, a posto. Una volta, esatto. Ma difatti. Quando tu parlavi con i vecchi omini, con la gente che aveva il Mac una volta, dicevo, guarda com'è semplice qua. Sì, ma non mi interessa che sia semplice, sono capace anche se non è semplice. Tu non sei capace e lo vuoi semplice e lo capisco. Basta usare Linux o dei desktop come Mac. Ma Linux. Non c'ho tutta questa pazienza io per Linux. Va bene Windows. Anche se sono cattivi, va bene. Allora, Reventure, l'unica avventura non lineare con 100 differenti finali. Non mettermi soltanto in wishlist, non sono così caro. E in più, guarda queste recensioni. Allora, costa 5 euro questo gioco che sto per farvi vedere, ok? Che in questo momento è scontato 40%, costa 3 euro. Ve lo dico subito. Le recensioni sono in totale 269, delle quali il 95% positive. Apparentemente un giocone, giusto? E adesso vi mostro cos'è questo Reventure. Aspettate che ho fatto così, ok. L'avevo scrollato, però ho lasciato, non vi leggevo più. Mio padre programmicchia e si diverte con questi programmi. Sarà solo per la musica, basta che funzioni, i programmi positivi mi diceva che è terribile. Su Instagram si trova a meno, ma subito scoccia. Guarda, non c'è neanche il link sponsorizzato stavolta. Quindi proprio Steam, se fate gioco, viene fuori il link di Steam e potete andare a comprarlo su Steam per i cavoli vostri. Detta così, sembra un ottimo gioco, sono d'accordo. Allora l'ho provato prima stamattina, 10 minuti. Ho detto, no, invece è un gioco bello. Cioè, mi quadra questa cosa. E allora lo proviamo. Allora. Beh, ci ho giocato 11 minuti, guardate come non vi mento. 11 minuti ci ho giocato. Cominciamo da capo. Benvenuti, vi presento il nostro protagonista. Tutto è iniziato come un giorno normale nella vita di Tim. Ok, con questo ti muovi, jump action. Raccomandato al pad. Buongiorno Tim, il re ti sta aspettando all'interno. Non vorremmo mica andare a fare la quest principale. È pericoloso andare da solo. La spada della leggenda, leggera come il vento nelle mani di un degno eroe, lascia che il peso della giustizia cada sulle forze del male.
Ah, è la spada della leggenda. Notate che il cartello tagliato a metà si legge ancora. Tim è stato così ansioso di provare la sua nuova spada che non ha potuto aspettare per qualche minion di comparire e ha pugnalato il vecchio alla fine della caverna. Ha anche rubato il suo portafoglio. Che stronzo. È uno di 100. È pericoloso essere vicino a Tim. Solo il 95.61% degli eroi è arrivato così avanti a trovare un finale. Tim, 5 anni dopo, Tim ha speso un sacco di tempo in prigione per quell'omicidio. Dopo essere stato rilasciato nelle strade, ha considerato di cambiare il suo nome nel menu delle opzioni per migliorare il suo brand personale. Allora, dovrei avere anche... Esatto. Dovrebbe esserci anche l'integrazione con Twitch. Adesso andiamo a vedere l'integrazione con Twitch, so già dov'è. Quindi ci andiamo subito, così che voi se possiate giocare come si può, non so come funziona. Abbiamo trovato la pala. Salve Sam Joystar. Tim ha chiamato l'agenzia degli eroi per un sostituto. Tae, scrivi join nella chat per rispondere alla chiamata. Non so perché vuole che io metta la telecamera là sotto, però io l'ho messa. Adesso vediamo cosa succede. Nessun altro si unisce? Su, non siate timidi. Unitevi, non so cosa succede, non ho idea, lo stiamo per scoprire assieme. Tanto mi accendo una pipa io. Basta così, nessun altro vuol provare, va bene. Sam Joy sarà il nuovo eroe del reame. Aha. Andiamo di qua. Dragon Slayer, il sistema di ventilazione della tana del drago. Siccome ogni drago ha bisogno di un fornitore di ossigeno per mantenere al meglio le sue fiamme, non ostruirla con eroi. Vorrei farvi notare cosa c'è qua su. Sei emozionata, Sam, che sei tu l'eroina? Sam Joy è stata entrata il tubo solo per trovare una fogna
dove si è dissolta nei rifiuti tossici del reame. Davvero? Perché qualcuno vuole davvero entrare in un grosso tubo delle fogne? Giovanna è uscita dalle fogne attraverso il suo stesso cesso. Ha dovuto lavorare come idraulico per i successivi mesi per riparare le intubature che ha rotto nella sua spedizione. E abbiamo cambiato la skin, vi farei notare. Avanti. Non capisco come mi ha fatto mettere la webcam qui, quindi la rimetterò dove era prima, grazie. Chi vuole venire a giocare con me? Non so perché diavolo mi dica di mettergli la webcam. Se vuoi puoi riprovarci, Sam. Sam Joestar lasciò il suo il posto tra i eroi più fortunati. Ti compare quello che scrivi, Sam? Vieni vista Triestino, sei il nuovo eroe del reame. Sei contento? Sei contento di essere il nuovo eroe del reame? Non penserete mica che sia... Sono felicissimo, ci dice l'enigmista Triestino. Ricordatevi che queste cose rimangono poi immortalate per sempre su YouTube. Andiamo a esplorare. Sai nuotare, linguista Triestino? Bravo! Il negozio. Mi spiace, ho finito tutta la roba. Siamo usciti dalla finestra, va bene. C'è un tasto rosso. Porta misteriosa. Non sappiamo ancora come aprire la porta misteriosa. Potete, quando tocca a voi, potete suggerirmi, tanto si taglia anche l'erba. Cosa volete che io faccia? Dalla prossima vita potete suggerirmi cosa volete che io provi. Chi è il nuovo eroe può dirmi, ah dai, chi è? Ciao, sono Juan, uno dei creatori di questo mondo. Sono qui solo a guardare il panorama. Pim! Questo cannone è mirato alla foresta oscura per la consegna espressa, per bisogna non toccarlo. Ah, come la bolla di dialoghi, ok, va bene, allora lo sposto sotto. Avete un motivo, io ve la metto sotto. Buongiorno il Paolo. Siamo arrivati alla foresta oscura.
Pensavo sarei morto per la caduta. Anch'io lo pensavo, Enigmista Triestino. È bellissimo questo. Se hai un'utenza di gente della quale ti fidi, questa cosa è bellissima. Si è chiuso qua. Ho sbagliato, Enigmista Triestino. Ho commesso un grave errore. No, non era così grave questo errore. Sei contento? Qua c'è un tasto. Abbiamo un problema. Non ci arrivo, Enigmista Triestino. Troppi nemici! Geniale, geniale. Si poteva sopravvivere. Non sono così deboli quando sono tutti assieme, vero? Il mister Triestino è stato. C'era troppa gente, è stato sconfitto e finalmente usato come una palla rimbalzina. Riunione di famiglia. Si può creare un accumulo di nemici tale per cui ti puoi arrampicare sopra. Si può uscire da lì. Dove è stato torturato per mesi, il mister Triestino è tornato a casa. Ma i sequel sono stati difficili per lui. Good morning, little minion, mi chiama. Forza, chi tocca? No, il personaggio dipende dal finale, Scotch. Alcuni finali cambiano il finale. Cambiano il personaggio, scusami, la skin. Ultimo commento di Enigmista Triestino prima di andartene. Neri, il nuovo eroe del reame. Neri, sei contenta? Cosa vuoi che faccia, Neri? Qual è il nostro obiettivo? Siamo pronti a conquistare il mondo. Vado. Vado a conquistare il mondo. Tanto posso anche, volendo, posso anche uscire dalla finestra, se mi interessa. Vado a conquistare il mondo, Neril. Il Dark Lord ha preso la principessa, ha portato la principessa verso la fortezza dell'Est. Prendi la spada leggendaria a Ovest e compi il tuo destino, Neril 85. Per piacere, Neril, sbrigati e riporta mia figlia. Prendi questo oggetto per proteggerti nella tua missione. Ciao, Valtir. Abbiamo conquistato il reame. Tutti. Grande, lunga vita a Re Neril. Mentre il precedente regnante ha finito il suo termine, il reame è entrato nell'era di prosperità. Piuttosto breve.
Perché l'idea di Neri dell'85 ha preso piede. Il breve regno, sì. Nel 1985 la Breve si è ripresa dalle ferite del suo tentativo di omicidio. Per risparmiare la sua vita ha giurato lealtà al nuovo re, con grande umiliazione. Prego. Next. Tornerò a vendicarmi. Valtir, va bene. Qualcun altro vuole entrare? Pam, Valtir è il nuovo eroe del reame. Cosa vuoi fare, Valtir? Qual è il nostro scopo? Intanto nel dubbio prendo la spada. Sono appena arrivato, cosa succede? Allora, per questa round faccio io e poi vedremo, capirai nel frattempo. Qualcuno spieghi il gioco a Valtir. Allora, intanto vi faccio vedere qualcos'altro di bello, che qua c'è la pala, come dicevamo precedentemente. Vorrei anche andare a prendere lo scudo a sto punto. Scegliere serie di ritratti del re. Ah, questo salta meno, perché qua non ci arrivo. O forse ci arrivo da qua? No. Salta meno questo. Oh, vedo che porti la spada leggendaria. Abbassate il ponte. Ah, perché più cose porto, più, meno salto. Geniale. I raccolti sono stati completamente distrutti dal drago. Grazie a Dio, le nostre scorte di cibo sono ancora sottoterra, al sicuro. Ho trovato lo Uklo. Ah, mi posso attaccare solo a quelli e a questi qua. Ok, va bene. Hai trovato le bombe. Con tutta questa roba, Valtir era pronto per qualunque sfida. O così pensava. Fino a che le sue gambe sono finalmente collassate sotto l'enorme peso. Le sue ultime parole sono state: "Non mi pento di nulla." Finale 26. No! 2 mesi di cure mediche pagate vendendo tutti i suoi oggetti, Valder era pronto di nuovo per l'avventura. A chi tocca? Non è un gioco bellissimo, valeva la pena farlo in live questo, dai.
Questa volta mi sono allenato soprattutto le gambe. Qualcun altro vuole entrare? Via! Scotch è il nuovo eroe del reame. Cosa vuoi fare, Scotch? Armiamoci e andiamo a salvare la principessa, va bene. Allora, vado ad armarmi. Quindi, la spada la vuoi. Vuoi anche lo scudo? Dimmi se vuoi lo scudo o no. Tanto che io arrivo di là. Vuoi anche lo scudo, va bene. Preso lo scudo. No, ma ci si può anche buttare sotto. Riesco a passare sotto il ponte levatoio. Vorrei farvi notare che i cadaveri dei nemici non ci fanno andare sott'acqua. Stiamo mirando questo cannone a ovest in caso il drago decida di colpire di nuovo, ma abbiamo finito le munizioni. Beh, qua ci dobbiamo andare col rampino. Ho trovato un sotterraneo. Pensa due volte prima di saltare su quelle piattaforme. Un salto calcolato male è risultato in scotch che cade nella pozza di lava. Questa non è stata la fine che voleva, ma di sicuro era quella che meritava. Buongiorno Mad Goal. Quattro mesi dopo. Queste ustioni di terzo grado hanno lasciato Scotch con una faccia sfigurata, ma di sicuro la principessa non ci farà caso. Vai a prenderla, eroe! Join chi vuole joinare. Grey Luca, Gwenfar. Che vuol dire che te si è fermata anche mia madre. Salve mamma di Neril. Buongiorno. Grey Luca, sei il nuovo eroe del reame. Cosa vuoi fare? Datemi delle indicazioni quando diventate gli eroi del reame. Se non mi date indicazioni faccio qualcosa io. Salvare la principessa, ok. Ci riproviamo allora. Farò del mio meglio. Non so se basterà, ma farò del mio meglio. Se a metà strada avete qualcosa di interessante, ditemelo che io mi fermo e faccio altre cose.
Vuoi anche lo scudo o teniamo il salto più alto? No, niente scudo, va bene. Allora, proviamo ad andare avanti. Vuoi il rampino? O niente rampino? Là c'è un masso. Là c'è un masso e qua c'è un pozzo. Ho commesso un errore. Chiaramente. Great Luca ha tagliato il masso in un... Il taglio di Great Luca ha messo il masso in ospedale sotto dolori terribili. La sua famiglia ha passato giorni di fianco al suo letto, pregando per la sua che si rimettesse. Dopo aver sconfitto migliaia di forbici, non si sarebbe mai aspettato di essere sconfitto da una spada. Tu mostro, ha detto. Vabbè. Massicida, esatto. Nessuno guardava più Great Luca nello stesso modo dopo quello che ha fatto con quel povero sasso. Il masso era di nuovo al suo lavoro, ma Great Luca non avrebbe mai potuto farsi perdonare. Avanti. Next. Wow. Anzi, wow. Sad story, esatto. Entra Firvon. Mad Goal. Basta così? Via. Mad Goal è il nuovo eroe del reame. Con la skin del vecchietto. Cosa devo fare? Ah, tu non hai ancora visto il gioco, quindi adesso ti spiegheranno il gioco mentre io andrò a cercare un altro finale. Così mi tolgo i finali che so già che ci sono. Allora, in teoria il mondo si resetta ogni giro. In pratica dice non è vero, ma devi scoprire perché e come. Mad Goal è saltato nel camino, pronto a condividere lo spirito del Natale e numerose copie di Reventure. Tutti hanno amato il gioco e hanno lasciato una recensione di 11 decimi sulla comunità di Steam. Messaggio subliminale. Buon Natale! Adesso c'è la skin di Babbo Natale. Dove aveva ricevuto incredibili recensioni da tutti su questo gioco, Mad Goal era pieno di motivazione e pronto ad una nuova quest. Per una volta una roba non finita male. Sei contento, Mad Goal? Beh, direi che visto che non sei morto ne faccio un'altra. Sei contento che ne faccio un'altra? Così sblocco un altro finale che so che c'è. Poi comincio a non ricordarmi più se ne ho trovati altri finali. Quel giorno, Mad Goal è inciampato su una roccia subito dopo aver lasciato la sua casa ed è caduto sulla faccia. La guardia davanti a lui si è posto la domanda se questo fosse davvero l'eroe che fosse necessario al reame. Le rocce si vendicano, esatto. Che stupida caduta. La faccia di Mad Goal era più piatta ora e diceva qualcosa, e questo dice qualcosa considerato quanto già era pixelato. Farà attenzione la prossima volta che uscirà di casa.
Chi tocca? Mi è piaciuto. Era intenzionale, esatto. Dai, Gwenfar subito. Gwenfar è il nuovo eroe del reame. Ed è un signore anziano, Gwenfar, peraltro. Cosa vuoi fare, Gwenfar? Se hai seguito il gioco e sai di cosa sto parlando, qual è il mio obiettivo con la tua vita? Lassù sta crescendo qualcosa. Quello era più piccolo prima, quella a fare là sopra. Vediamo di solo la principessa prima che la schiena mi ceda, va bene. Ha la spada che ne ho bisogno. Ovviamente potete chiedere quello che volete. Cioè, se mi dite uccidi le guardie, io uccido le guardie. Se mi dite buttati sotto il ponte, io ci provo a buttarmi sotto il ponte. Vuoi lo scudo o non lo vuoi lo scudo? Può darsi il tempo di gioco scorra, sì. Spada e rampino, va bene. Spada e rampino. Ma qua c'erano le bombe. Ah, ho sbagliato, Gwen. Scusami. E niente, ho sbagliato. Niente rampino ma bombe. Tasto. Useremo le bombe allora. Brava, mi sembra l'atteggiamento corretto. Ci facciamo anche il bagnetto. C'è la cascata lì. A destra è la cascata. Tutti in acqua. Abbiamo tirato una leva che ha spostato quella roba lì. E qua c'è qualcosa di attivo. Cosa ho trovato? Ho trovato un int. Ah, un int. Gli int sono, questo l'avevo già visto, la finale 3, Q-Tritter Swords. È un indizio su come trovare il finale 3. Via di cascata. Cosa ci sarà sotto la cascata? Siamo addirittura scesi così. C'è un cartello. Rest in place. Ah, questo ci serve la pala. Qua dovete farmici arrivare portando la pala. Non c'è riposo per i dannati. Pozzo, abbiamo un pozzo lì. Oppure possiamo andare dall'altra parte. Vi faccio vedere così potete dirmi cosa volete fare. Cioè, le prossime vite potete dirmi cosa volete fare. Qui c'è un affare che sembra Windows. Di là non ci posso più andare, posso scendere. Tu hai detto cascata tutta la vita, scendiamo ancora. La caduta su rocce multiple è stata dolorosa. Ma Gwenfar stava bene. È pronta a tornare all'avventura. Aspetta, no. Non lo era. La mia povera sciatica, esatto. L'anziano ha trovato il corpo morto di Gwenfar e l'ha rimesso insieme con un incantesimo. Gwenfar era uno zombie, che è insaziabile fame di avventura. È bellissimo lo zombie.
Prego, chi tocca? Ma no, sono bellissimo! Potete rientrare tutte le volte che volete, entrate tutti! Zonfar, esatto! Sì, sì, giornate anche più di una volta, giornate tutte le volte che volete. Ho visto, poi se tra quelli che joinano così vediamo qualche nome nuovo, magari la volta prossima lo lasciamo il nome nuovo a fare, capito? Matt Goal, sei il nuovo eroe del reame. Cosa vuoi fare, Matt Goal? Guarda le manine che si agitano mentre cade. Alla pugna, tu mi dici, va bene. Quindi recuperiamo una spada e andiamo a cercare dei nemici, giusto? Vado in questa direzione, allora io. Epuriamo il male da questo mondo. Lo shopkeeper è il male? O lo lasciamo vivo lo shopkeeper? Il programmatore è il male? O lasciamo vivo anche il programmatore? Tanto qua per salire non devo avere neanche la spada. Se volete che io mi arrampichi su di là, non devo avere la spada. Ah, qua c'è del male. Non ha niente, il negozio è vuoto. D'erba. E allora una bocca di troppo da sfamare, va bene. Essere un mercante è difficile, paga bassa, lunghe ore, clienti cattivi. E anche il serial killer occasionale che arriva nel tuo negozio, ti pugnala e ruba tutta la tua roba. Il cliente ha sempre ragione, il tuo finale, Matt Goal, stavolta. Gli affari di Matt Goal con la roba rubata non funzionavano come dovrebbe, quindi si è svegliato per cercare un'alternativa avventurosa. Altro giro, altro regalo, venghino signori, venghino. Che siamo a 11 finali su 100. Venghino signori, venghino, non siano timidi. Tutti dentro, tutti dentro. Più siamo, più ci divertiamo. Guarda, mi accendo una pipa. Tanto che voi joinate, io mi accendo una pipa.
Neril, sei il nuovo eroe del reame, sei zombie. Cosa vuoi che facciamo, Neril? Dammi degli input. Vediamo queste guardie se sono commestibili. Scusa, ho sbagliato. Allora, prendiamo una spada e vediamo cosa succede. Neri ha rimosso la spada leggendaria dalla pietra giusto per metterla dentro una amichevole guardia. È stata arrestata e pubblicamente uccisa sotto le cariche di essere una stronza. Mi sembra giusto. Nella 5 era una psicopatica e ha avuto quello che meritava. Il giorno dopo la sua esecuzione, suo fratello ha deciso di raccogliere dove ha lasciato e fare la profezia. Avanti, avanti, vengino, o sia rivenghino. Che fiori sanguinolenti che scelgo sempre, esatto. Qualcun altro vuole aggiungersi? Scotch! Babbo Scotch! Mi dia delle indicazioni. Proviamo ad andare su. Non mi hai detto prendi la spada, quindi non la prendo. C'è un uovo, è venuto fuori un uovo nella cosa là sopra. Ah, dovessi andare anche senza spada. Ok, vado. Siamo senza spada, siamo disarmati. Va via dal mio negozio, bastardo, fai una mossa falsa e uso questa cosa. Si è comprato lo shotgun. Rampa pacifista. Non ci riesco mica ad andare, sai? No, non riesco ad andarci ancora qua. Non so come andarci. Mi spiace. Sì, riesco. Qua potete anche chiedermi di saltare lungo e di andare oltre questo buco. Perché ovviamente dovete immaginare le cose che sto scoprendo con voi, quindi non so cosa sto facendo. Credo che sia chiaro questa cosa, vero? Che non so cosa sto facendo. Sì, se passiamo, saltiamo lungo andiamo oltre. È cambiato la Pirate's Cliff siamo. Lo prendo, Scotch?
Sì, prendiamolo, brilla. Non sappiamo cosa sia successo. Devo risalire su? Quei pigri sono scheletri, credo. Sì, direi proprio di sì. Non saprei di cosa, ma sembrerebbero scheletri. Non credo di poter tornare su. Infatti non posso tornare su. Posso solo andare avanti. Oceano. Possiamo immergerci? No. Non ho un tasto per immergerci. Magari devo trovare un oggetto che ce lo fa fare, al momento no. Siamo arrivati alla nave. Esploro la nave o proseguo? C'è la botola per entrare nella nave. Tutti morti, sì. Esploriamo la nave. Scusa, ho trovato il tesoro pirata dentro quella nave. Il suo sorriso scompare quando nota una copia di Reventure tra la pila di oro. Che persona senza cuore può rubare un gioiello come questo? Pirati. Ending 96 di 100. Avrei giurato che siamo morti prima anch'io. Avrei giurato. Scotch ha lasciato l'oro ed è corso a casa a giocare a Reventure. Con un così grande quantitativo di contenuto nessuno l'ha visto per anni. Oggi ha raggiunto il finale 100 ed è stato finalmente pronto a uscire di nuovo. E ci ha aggiunto la console dove giocare, il PC dove giocare a Reventure. Però sei vivo, sei tornato a casa a giocare. E ora sei vestito da pirata, guarda che bello che è il pirata, dai. Col pugnetto in alto quando salta. Venghino, signori, venghino. Ci vuoi stare una good ending, sono d'accordo. Non ti ha preso Sam, riprova. Non so perché non te l'ha preso. Ok, adesso te l'ha preso. Valtir, mi dica. Cosa vuol fare, signor Valtir? Saltiamo il buco a sinistra. Quello che dava all'oceano? Vado.
Qua c'è un tizio con la shotgun. No, non ci arrivo, mi spiace. Ci ho provato, ma non ci arriva. Chissà se qua c'è ancora il coso. No, quindi questo qua ha cambiato qualcosa nel mondo. Non so cosa. Quindi posso solo dirigermi oltre la nave pirata a questo punto. Proviamo a superare la nave pirata allora, perfetto. Comunque è carino perché andando in giro vedi un sacco di robe che dici: ah dai, la prossima volta voglio provare a rompere l'uovo piuttosto che a scavare dove c'erano quelle robe del quel pozzo sotto, buttarmi nel pozzo della cascata. Cioè c'è un sacco di roba da fare. È ben pensato sotto quel punto di vista. Tra l'altro sotto nella cosa pirata c'era anche quella porta bianca che non abbiamo ancora aperto. Bardi ha continuato a nuotare nella profondità dell'oceano, sempre più a largo, nessuno sa perché. Ha soltanto continuato a nuotare e nuotare e nuotare. Alla fine si è stancato ed è affogato. Non è mai stato il più furbo del paese. I dolfini, queste gentili e generose creature di mare, hanno salvato Valtir, l'hanno portato a casa. Come siano arrivati qui e poi siano tornati al mare, non lo sapremo mai. Cogliete la citazione, per piacere. Qualcuno colga la citazione. Nessuno coglie la citazione, davvero? Aquaman, esatto. Ma sei Aquaman, esatto. Prego. Great Luke non te l'ha preso, eh. Mi ha messo lo spazio dopo il punto esclamativo. Molti erano divertenti sia nei finali creati che il post finale. Sì, è carino, è simpatico. Vien voglia di vedere più finali. Non so se solo a me, ma... Sam, sei il nuovo re del reame. Cosa vuoi fare, Sam? Anche il Bad Nobody Came è una citazione, credo, ma è spoiler. Prendiamo l'uovo, vado. No, ho preso la spada, scusa. Vabbè, speriamo non cambi niente. Lo posso spaccare l'uovo, non credo di poterlo prendere. No, non è ancora interattivo l'uovo. Non so ancora come interagirci. Spaccalo! Non posso. Purtroppo non posso.
La palla si va sotto la cascata, va bene. Vado a prendere la pala. Pala. Adesso devo anche ricordarmi dov'era la cascata in tutto questo. No, passo dalla finestra che non vorrei mai farti inciampare. Se la guardia è rimasta morta qua, è vero. Aia! Quanta cattiveria! Schiaccio questo, si apre il cosetto qua, cado sotto, vado dalla cascata. Qua c'è qualcosa, c'è un... uno scalino, ah, vedi? Non so cosa sia questa terra. Non so cosa abbia fatto tutto questo. Nel pozzo non posso buttarmi. Qua abbiamo un enigma. Sì, adesso c'è un int, l'ho visto. Vado a prenderlo. Hai trovato un int. Quindi proseguo di qua. Qua mi fa anche tornare indietro se voglio, ok. Ho sbagliato. Lì c'è un altro int, però non so come prenderlo. Ma siamo tornati nel Dark Cliff. Qua possiamo arrivarci se abbiamo il rampino. Senza rampino non ci arriviamo. Anche lì sotto passiamo col rampino. Puoi usare la palla a sinistra, troppo tardi. Là c'è un altro int. Ah, ho capito dove, intendevi in un posto come tipo questo. Brava, non ci avevo pensato. Quartiere generale dei Minion. Si è chiusa la porta. Qua sotto c'è questa porta strana che non avevo ancora capito come si apra. Cortile delle incudini. Per piacere non cercate di salvare la principessa mentre non ci sono. Non morirò nelle fogne stavolta, esatto.
Ciao Tsune Chiku. Tasto proseguo. Tasto proseguo. Tasto. Si può anche premerlo e togliersi da qua. Sappiatelo. Ok, suppongo di poter provare a tagliare con la corda. Voglio farlo o no? Mi dica, Sam. Hai preso la cosa da una tonnellata. Sam Joestar non poteva resistere alla tentazione di aggiungere quella incudine sexy all'inventario ed è caduta nella famosa cortina delle incudini. È sopravvissuta alla caduta per alcuni secondi fino a che l'incudine non ha schiacciato il suo teschio avventuroso in avventurosi piccoli pezzetti. Finale 22. Era un incubo, sembrava reale, Sam Joestar non era sicura, ma ha deciso di stare lontano dalle incudini per un po', così, nel dubbio. Mi sembra reale. Vengino, signori, vengino. È una scemenza questa qua del far mettere il nome di uno della chat nel coso, ma è bellissimo. Sono una bellissima incudine. Guarda l'immaginetto dell'incudine. Sono d'accordo, Sam. Enigmista triestino. Babbo triestino. O babbo enigmista. Cosa vuoi fare? Quanto è bellino il cappello che svolazza, quanto salti. Enigmista Christmas Version, esatto. Facciamo una cosa banale ma che va fatta. Uccidiamo il programmatore, va bene, vado. C'è un delfino. Se qualcuno mi chiederà di interagirci, ci interagirò, se no no. Vi devo lasciare curiosità, se no. Tra l'altro non abbiamo mai guardato se lì sotto è successo qualcosa, eh. Magari il coso luminoso ci ha aperto questa porta qua. No. Tra l'altro non ho guardato una roba... No, lì non si entra, ok. Mi serve il Babbo Natale quando plana. Ognuno i suoi fetici, Gwenfar. Pala 8, palette unlocked. Abbiamo sbloccato una palette. Siamo sopravvissuti. Eh no, non è un finale.
Siamo sopravvissuti a questo evento. Non so se posso tornare là io. Ci provo. Tra l'altro c'è qua sotto qualcosa che non so ancora come arrivarci. Qua sicuramente c'era un passaggio, tipo, esatto. Che non so dove portasse. Vi ricordo opzioni. Vediamo se si può interagire con il delfino morto. Se è morto, magari non è morto. No, il delfino non è interattivo. Mi dica. Ciao Dragon Killer 103XX. Mi dica, signor enigmista. Ah, qua c'è un altro, guardalo qua. Sarei preso a tornare dove sono morto la prima volta, quella con i nemici da catastare, sì. Assolutamente sì, sono in grado. So andarci di qua. Da adesso chi è il nuovo protagonista può chiedermi di cambiare la palette, ve lo dico. Aia. Maledetto. Le bombe non sapevo ancora neanche cosa possiamo farci con le bombe. Qua senza la spada posso saltare qua e saltare poi là sopra. Sappiatelo. Non è vero, posso farlo anche adesso. No, non posso farlo perché non ci arrivo adesso. A meno che io non faccia così. No, non posso. Senza spada posso andare là sopra, sopra il masso, sappiatelo. E qua c'è un altro masso che possiamo voler uccidere, eh? Vi ricordo. Poi ovviamente se mi dite di fare una cosa e non ci riesco, provo a rifarla, nel senso, non è che devo per forza cambiare personaggio tutti i turni. Può darsi. Qua posso andarci giù con la pala, perché me l'ha chiesto prima Sam, forse. Qui ho varie cose che posso fare con il rampino. Quindi vuoi che accatasti i nemici, che provi ad accatastare i nemici? Tanto posso anche sopravvivere a questa cosa. M'han preso. Ci riprovo subito. Allora. Prendiamo la spada. Dicevo, col cannone faccio prima. Può darsi che in effetti col cannone io faccia prima. Adesso proviamo, guarda. Qua abbiamo sempre lo shopkeeper con lo shotgun.
Il cannone esplose violentemente, ma l'anno del mister triestino dritto su una roccia. Usando la del cannone è stato un modo veloce di muoversi, ma non il più sicuro. Il 95% di funzionamento non è abbastanza a volte. Si è rotto il cannone. Tu mi hai detto usa il coso, eh? Il ministro di destino ha ricevuto milioni per la compagnia del cannone, ma li ha spesi tutti in cure mediche e cose cosmetiche. Ricordati, in mista triestino questi cannoni hanno un 5% di fallire. Sono figli di sbloccato un finale. E peraltro la serie faccia tutte diverse. Chi tocca? E voglio leggere i due indizi trovati? Certo, adesso li vado a leggere. Next Matt Goal. Valti si unisce, Great Luca, Gwenfar, Matt Goal, bravi. Si è confuso, vabbè, succede. Gwenfar sia il nuovo eroe dei reami. Intanto leggo gli int. Deep Down e Do Feed the Animals sono i due indizi. Gwenfar, non staccare la testa di Cudine. Cosa vuoi fare? Fidiamo gli animali now, deve essere più specifica, non so mica cosa voglia dire fidare gli animali, cioè dar da mangiare. Lassù c'è un pulcino adesso. Ma che bella testina di incudine che sono. Fidiamo gli animali vuol dire che andiamo a vedere cosa fa quel pulcino. Se fa qualcosa. C'è un indizio. Andiamo dal pulcino e intanto prendiamo un indizio. L'indizio è... Miau. No, è solo estetica. Hai preso il chicken. Ci fa fare il volo rallentato. La caduta planata. C'è un gatto, voglio il gatto. Non so se c'è, non so dove sia più che altro. Tanto adesso forse... No, non ci arrivo lo stesso. Dove vuoi che vada? Mi dica. C'era qualcosa da esplorare sotto? Sì, sotto c'è qualcosa da esplorare. Ci devo andare con la pala. Allora. Andiamo quassù. Sotto c'è un sotto qua. Ah! Allora, qui c'è un tasto rosso. Lassù ci sono delle pedane che direi che occhio portano. Ok, questo qua sarà andare lì, perfetto. Portano, esatto, portano su. E di qua c'è il ponte. Il tasto rosso premuto. Di qua c'è il ponte che abbiamo appena aperto, che porta in questa direzione, dove non so cosa ci sia. Lassù direi che non ci posso andare al momento. Quindi esplorerò in qua.
se siete d'accordo. Qua sotto c'è la lava. Ah, di qua siamo passati dietro, perfetto. È un gioco di base semplice, ma tantissime cose da fare e da trovare, è vero. Sono d'accordo. Proviamo ad andare su di qua. Vuoi fare chiesa di esplorare? Io esploro, eh. Salgo di qua, salgo di qua. Ah, guarda che qua c'era un ingresso, non l'abbiamo mai visto. C'è una cassa, Gwenfar. Abbiamo trovato il lava trinket. Che non so cosa faccia. Forse non ci fa prendere danni nella lava. La vogliamo rischiare? O mi butto sotto il ponte? Non lo sappiamo cosa fa il lava trinket. Non c'è un posto che ce lo dice, capito? Possiamo tuffarci nella lava lì o buttarci qua sotto. Buttiamoci nella lava, vado. Ah, mi spara fuori dalla lava. Ok. Quindi mi butto di qua perché non ho altre strade. Ah, mi riporta all'ultimo posto sicuro. E questo cos'è? Un passaggio nella lava. Abbiamo trovato un coso. Quel pezzo di parassite simbiotico alieno è entrato nel corpo di Gwenfar e si è trasformato in una tuta nera. Gwenfar ha pensato che fosse fichissimo e velocemente è corsa a casa per guardarsi nello specchio. Parassite intestinale. Venom, esatto. Gwenom, abbiamo fatto Gwenom. E niente, dopo lo zombie il parassita alieno. Esatto, Gwenfar si aspettava di guadagnare qualche tipo di potere da quella tuta, ma l'unica cosa che ha ottenuta era una diarrea aliena. Almeno la tuta era della sua misura. Qui. Next! Con la teoria Ma Fashion, esatto. Luca, Valtir! Sì, poi cercare di salvare la principessa probabilmente è una difficile sequenza di cose. Cioè prendi quello, fai quello, prendi quell'altro, vai là, eccetera, eccetera. Great Luca! Puoi anche dirmi di tornare alla vecchia palette, ti ricordo, e... Uccidi la principessa, sono un mostro, no? Ma la principessa non l'abbiamo ancora trovata, quindi me la andrò a cercare la principessa, va bene. Allora, per trovare la principessa io prendo questa. Poi devo andare dove ero andata con Sam l'altra volta, che era il posto più avanti dove sono arrivato.
permesso, permesso. Devo andare lungo tutta la cosa, arrivare fino all'altra parte. Io sono curioso di sapere cosa c'è sotto il fossato, posso dirvelo. Io sono curioso di uccidere tutte queste guardie. E di arrampicarmi. Sono curioso di tutti questi finali, a dire la verità. Quindi scendo di qua, scendo di qua, scendo di qua, vado di qui. Premo il pulsante. Arrivo di qua. Arrivo di qua, vado di qui, di là, di su. Sono arrivato nel Dark Cliff. Non ci arrivo, sono un rampino. Qua dovevo andare su. Lì c'è una roba in mezzo da arrivarci col rampino. Passiamo sotto. Ah, non ho la pala, maledizione. Ho un masso e non ho la pala. Puoi scegliere masso o tasto e pila di corpi. Ah no, aspetta, un'altra uscita lassù. Fermi tutti. No, non è un'uscita. Masso pila di corpi. In realtà posso anche andare qua, far così e andare oltre. Pila di corpi, va bene. Ci provo. Ah, ho preso una mazzata. Ok, ho premuto un tasto. Non ci arrivo, vero? No? Non ci arrivo mai più qua. Non è ancora abbastanza. Così è abbastanza. Ok, quindi adesso che ho messo la pila di corpi posso andare qua e prendere questo e proseguire. Grande! Minion Headquarters. Chiuso. Porta bianca che non sapevo ancora come aprire. Ah, di qua c'è un passaggio. Di qua o su? Su dovrebbe essere la strada giusta. No, non è vero.
Posso andare di qua o andare su dove è morta, dove c'è il cortile delle incudini? Su. Adesso pian piano le vite diventano più complicate, perché iniziamo a imparare cosa ci uccide. Cortile delle incudini. Premo il tasto e vado su e non taglio l'incudine o salto il tasto e vado oltre? C'è qualcosa là in fondo. Non so cosa. Però di qua non posso passare se non andando su. Posso anche premere il tasto, togliermi e vedere se sotto posso scendere. Confermo. Posso anche premere il tasto, uscire, scendere dalla piattaforma, lasciare andare sulla piattaforma e scendere sotto io. E qua come non la prendo? Così. Ok. Aiuto, non mi sento bene. Mi hai chiesto di uccidere la principessa, vero Great Luca? È morta. Sembra che la principessa non fosse guardata solo da un incudine oscillante, ma anche da un mimic che aveva la sua forma. Credo che è stato tagliato, masticato, digerito e finalmente trasformato in melma eroica. Inquietudine. Lo spirito di Grey Luca si è reincarnato nel senza tetto che occupava la casa, la sua casa. In questo nuovo puzzolente corpo era sicuro che avrebbe trovato la vera principessa questa volta. Dai, ancora una. Mi sono un po' spaventato. Tutti dentro, dai, per l'ultima tutti dentro. Siamo riusciti a tentare di fare quello che mi hai chiesto, Great Luca, giusto? Se non vi compare il nome, rifatelo, eh. Great Luca, hai messo lo spazio. Tutti dentro, tutti dentro. Questo è uno di quei giochi che mi vanto di dire non li avreste mai scoperti, non ve li avessi fatti vedere io. Ammettetelo. Ancora qualcuno? Bravo, Utao. E ammetto che sono quei giochi che non avrei scoperto neanche io, non avessi un canale, cioè... Non mi arrivassero, come avete visto nel gruppo, un milione di segnalazioni di giochi, nel gruppo Telegram, nel canale Telegram, tutta la roba che mi segnalano costantemente. Di qualunque qualità, tra l'altro. Mad Goal! Allora, vuoi la vecchia palette? O vuoi questa palette qua? E poi cosa vuoi fare? Vi dovete farsi in compagnia anche da soli. Ma secondo me guarda che carino anche da soli, perché ti vengono un sacco di idee su cosa vuoi fare. Va bene questa, ok. Andiamo a trovare il mio amico negoziante, suppongo con la spada o senza spada. Con o senza spada?
A manate non posso attaccarlo, ti avviso. Io ci vado senza spada volentieri. Quindi qua c'è un passaggio che non abbiamo mai visto. A manate con la spada, va bene. Cioè, magari poi c'è qualcosa da fare. Cioè, se vai lì senza spada, magari è diverso, non lo so. È un'informazione che non posseggo. No, non mi fa male, non mi fa fare niente senza spada. Anche se mi verrebbe da pensare che ci sia un motivo per cui aggrapparsi col rampino qua sopra. Andiamo a prendere la spada. Sì, poi uno di quei giochi dice, vabbè dai, faccio ancora una vita, trovo ancora un finale, faccio ancora una prova. Se 2 ore mi sono volate. Quindi lo devo spadare? Mi ha detto ammanate con la spada. Hai preso lo shotgun! Tra l'altro lo sviluppatore sarà rimasto morto. Sì, non c'è più lo sviluppatore. Oh! E l'anti-theft bridge. Chiama 555-0102 e ottieni il tuo. Allora, posso provare a saltarlo, vediamo se ci riesco a saltarlo. Allora, mass shooting. No, non ci riesco a saltarlo. Mi ha bloccato qua però. Il pollo non possiamo più prenderlo. E ora? Ah, c'è il cannone. Vada. Lì c'è una roba in cima al monte. C'è un cartello. Un giorno ti lascerò andare in giro con quello shotgun. No, guarda, c'è sul monte. Vedete che è un gioco che dice, vabbè, ne faccio ancora, voglio vedere ancora una roba. Non sappiamo ancora cosa servono le bombe in tutto questo. Dobbiamo rifare per forza. Possiamo fare il masso o rifare la morte della gente. Che in questo caso è più facile, credo.
Masso o pile di cadaveri per andare avanti e andare magari sotto dove c'è l'ascensore? Approfittare della potenza di fuoco, va bene. Vado. In realtà mi serve solo quello di qua. Aia, devo fare attenzione, maledizione. Ah, non ci arrivo, maledetto, perché ho il... ho una pila molto più alta. Perché sono più pesante. Basta ancora, maledizione. Devo infilarmi tipo qua. Non ce l'ho fatta, mi spiace. Mi hanno fregato. Troppo pesante. Allora, c'è una cosa che mi incuriosiva, che ho detto, voglio fare ancora una cosa prima di andarmene. Aspettate che penso qual era. Ah, era il coso, era sotto il ponte levatoio. Poi lo posso far farmare, sì. Voglio andare sotto il ponte levatoio. Ne faccio una che incuriosisce anche me. Matt, prestami il corpo per un momento. Cosa c'è qua? Smetti di utilizzare il fienile per i vostri affari sporchi. Ci mettiamo il fieno, il cibo in questo posto, lo sai? Con tutto il cibo distrutto, tutti nel reame sono morti di fame. D'altro canto, Madgol ha trovato un fantastico cappello dentro uno dei vasi. Madgol si è svegliato con un sorriso disturbante e il cappello preferito vicino al letto. Andiamo a caccia di avventure. Rivado a vedere lì sotto cosa c'è. Ricordiamoci: lava più trinket, più bottone, oltre le piattaforme che cadono nella lava. C'è un sacco di roba ancora da fare, ragazzi. C'è ancora una marea. Siamo a 33 finali su 100, visto bene. Il mio regno per un cappello. Voglio ancora vedere il fieno, se si può abbattere. No, dietro il fieno si possono fare le cosacce e basta.
Attenzione, piranha. Percepisco un finale mangiato dai piranha. E lì sotto c'è qualcosa che si può spalare. Il pollo in testa. Ah, questo è il ponte che abbiamo abbassato prima, ve lo ricordate? Attenzione, piranha, va bene. E là sopra non so come andarci. Ma forse qua sopra. Hai trovato la canna da pesca. Dove aveva raccolto quella canna da pesca, Matt Gall ha sentito il bisogno di andare a pescare. I minuti sono trasformati in ore, le ore in anni, e gli anni in una principessa morta che non è mai stata salvata. Hobbit. Venti finali su 100. Margot ricorda i suoi giorni di pesca con il suo papà ogni volta che ha avuto a cena piranha. Non c'è tempo per la tristezza, troviamo un'avventura. Dai, l'ultimo che vuole andare a farsi mangiare dai piranha. Chi vuole morire sbranato dai piranha. Ma è la nostra droga. Il pirata Neril. Grande, volevo tanto questa skin di nuovo io. Ah, devo prendere la spada per andare là. Se no non mi abbassano il ponte levatoio. Bellissimo il pirata. Giusto per morire con i piranha, esatto. Sbrigarmi. Ok, ce l'ho fatta. Salta qua sopra. Salta qua sopra. Ah no, devo scendere sotto dai piranha. Piff. Forse lei non sapeva leggere il cartello. Forse non sapeva cosa fosse un piranha. Forse era solo un idiota. Quello che sicuramente era cibo per i piranha. Finale 7. La guerra ha trovato il corpo in Neril vicino al lago e l'ha portato a casa. La sua fortuna è stata... il suo capello fondato è stato perso in questo processo, quindi ora tutti si renderanno conto della sua calvizie. Tante piccole spade credo che sia farsi uccidere a questo qua. Per il finale 3. Credo, proviamo. Ma che vada il duplicato di quell'altro. Neril si aspettava questi piccoli minion di essere inermi. O almeno di rubare solo un cuore della sua vita. Indovino un po'? Questo è esattamente quello che hanno preso. Il piccolo e debole cuore di Neril. Nel finale 3. Tutti in città sapevano che Neril era un bastardo senza cuore, quindi la ferita non è stata così terribile per lei, ma forse portare uno scudo la prossima volta non è una cattiva idea. Ok, abbiamo ancora due int, Deep Down e Meow,
che non sappiamo assolutamente cosa siano. Abbiamo un sacco di cose ancora da fare. Lì, tra l'altro, c'è. Qua dentro c'è qualcosa. Chiaramente c'è una sala lì sotto. Ci possiamo andare da quella porta. Non entrando nel camino. Qua c'è una porta, qua c'è una guardia. Ah, per andare giù senza spada, si può passare da qua. E c'è un tesoro. Mr. Hughes sblocca i segreti poteri dell'amore, ma proibisce l'uso della violenza. Mister Abbraccio. Hai avuto Mister Abbraccio. Il gattino c'è qua. Ecco il gattino. Subito dopo aver adottato Pavlov, Neri l'ha mantenuto il suo cuore pieno di amore per gatti abbandonati. Sfortunatamente ha anche riempito la sua gola con palle di pelo e alla fine è soffocata alla morte nel suo letto. Pavlov, esatto, Pavlov. Ogni gatto nel reame ha pianto la morte della la perdita di Neri l'85. Pavlov ha giurato di prendere il cultura dove ha finito lei e prepararsi per una nuova avventura. Sì, sono una gatta! Quanto è bellino sto giochino! Finali su 100. Non siamo neanche a un quarto del gioco, ve lo dico. Vediamo con Neri la gattina grigia pixellosa, esattamente. Esattamente. Va bene, io spero che questo adventure sia piaciuto a voi come è piaciuto a me. L'ho trovato veramente carino. Non è detto che non ne facciamo un altro episodio. Non è detto perché sono curioso di vederlo. Quindi può darsi che sabato prossimo ci sia un altro episodio di Reventure, che nessuno sa che esiste, quindi purtroppo pochi lo scopriranno. Però spero che vi piaccia questa. Abbiamo visto una serie di giochi nuovi, uno più bello dell'altro, in queste ultime 2 settimane. Non so se avete notato. Bene, sono contento. È stato molto carino, dai. Mi è piaciuto molto. Capisco perché sia very positive le review su Steam. Il fatto che la serie diventa carino, sì, ma no, ma diventa è carino anche da giocare per i cavoli tuoi, perché trovare i 100 finali deve essere veramente un'impresa. Collaborativo è meglio, vabbè, tutto collaborativo è meglio. Enigmista, tra l'altro. Vengono le mani trasparenti nell'inclinazione giusta. Io spero che vi sia piaciuto. Spero che vi abbia divertito essere i protagonisti di questo gioco. Ripeto, magari sabato prossimo ne facciamo un altro episodio. Non lo escludo. Non lo escludo. Può darsi benissimo che ne facciamo un altro episodio. Io vi ringrazio della compagnia in questo sabato, noi ci vediamo martedì di sicuro. Sekiro, andiamo verso la fine, stiamo andando verso la fine di Sekiro, dai, ancora un paio di puntate secondo me. Grazie a voi per la compagnia, è sempre davvero un piacere giocare con voi. Quello che dite voi, collaborativo è meglio e il motivo per cui a me piace tanto fare Twitch. Perché tutto è collaborativo e meglio, anche i giochi in cui in realtà non avete un'interazione diretta, ma li giochiamo assieme lo stesso. Buon weekend a tutti, ci vediamo martedì. Ciao!